Allora, il punto dove mi trovo è il punto, credo, preciso, dove era l'auto dei due ragazzi quando fu rinvenuta la mattina in cui fu scoperto il delitto. Loro furono uccisi il 22 di ottobre dell'81. Il delitto avvenne più tardi, diciamo così. A ottobre non è mai avvenuto così lontano dall'estate. E la mattina c'era la loro auto ancora in questo posto qui, in questo punto qui, e venne scoperta da due contadini, non mi ricordo uno o due, insomma qualcuno che, mi sembra due contadini che stavano andando verso il campo. Per lì pensarono semplicemente che c'erano ancora dei ragazzi, ma poi quando si avvicinarono videro cos'era successo. E corsero dai carabinieri di Calenzano. I carabinieri di Calenzano sono dall'altra parte del ponte, arrivarono abbastanza velocemente. L'auto si trovava qui, col muso rivolto, diciamo, verso le colline, e la strada da cui loro erano entrati è da quella parte. In questo delitto si ricostruì che l'assassino aveva sparato dal lato del passeggero. Strano perché, anzi strano, probabilmente perché era coperto, perché se vedete il campo qui è davvero, ecco, quello che fa impressione qui è che è un campo aperto ed è una zona frequentata, tant'è che molti dissero di aver visto una persona che si aggirava con fare sospetto intorno un'oretta prima, mi sembra, del delitto. E ripensandoci, va bene, c'erano anche tanti guardoni, ma può darsi davvero che qualcuno sia stato lì per fronteggiare il mostro di Firenze in quell'occasione. Furono praticamente, ecco, cosa successe? Difficile ricostruire sempre un delitto, però l'assassino arrivò dalla parte destra e i ragazzi erano sul sedile del passeggero che facevano, insomma, le loro effusioni. E lui sparò attraverso il finestrino lato passeggero e è stato ricostruito, mi sembra, da Antonio Segnini, secondo una dinamica che è la posizione dei bossoli, che probabilmente Stefano, cercò di aprire lo sportello lato guida dalla parte opposta per cercare una via di fuga, ma era probabilmente già troppo ferito, non riuscì a muoversi, forse riuscì a malapena a uscire dallo sportello e secondo questa ricostruzione l'assassino gira intorno alla macchina e gli dà il colpo di grazia da quest'altra parte. E infatti vengono ritrovati cinque bossoli sul lato destro, quindi lato passeggero da dove quindi ha sparato, dove c'è anche il vetro infranto, un bossolo all'interno perché probabilmente ha infilato la mano dentro e un settimo bossolo dal lato sinistro dell'auto. Sui bossoli c'è un po' di confusione perché la polizia invece racconta una cosa diversa. Non mi ricordo esattamente, ma credo che li abbiano raggruppati tutti da una parte. Però effettivamente come ricostruzione è più coerente in questo modo. La cosa strana è che il ragazzo probabilmente era di intralcio, la portiera lato passeggero era chiusa e il ragazzo è stato estratto. E ora io non lo so esattamente, ma mi viene da pensare che siccome lui è stato estratto dall'auto, è stato trascinato fuori ed è stato abbandonato poco circa 2 metri, 2 metri e mezzo più avanti rispetto al cofano del lato. Io credo sia stato più o meno abbandonato dove c'è questa lapide che ri ricorda Stefano e Susanna. La ragazza sembra sia stata estratta dalla stessa parte perché c'è un orecchino e del sangue da questa, e perché anche lo sportello lato passeggero era chiuso con la sicura. Quindi stranamente lei è stata estratta, ma è stata, diciamo, trascinata nel fossetto che stava dalla parte di là, quindi l'avrebbe portata fuori, trascinata, e pare ci siano proprio anche segni di trascinamento, e l'avrebbe portata 5 metri più avanti rispetto all'automobile nel fossetto dalla parte di là, evidentemente, e ha richiuso gli sportelli. Ecco, questo è un altro aspetto un po' particolare perché in altre situazioni invece non l'ha fatto. Probabilmente voleva in qualche maniera non destare l'attenzione, quindi per quello che doveva fare, insomma. E niente, insomma, questo è un delitto
veramente, insomma, tutti i delitti sono tremendi, non c'è niente da fare. Questo è un particolare, ricostruire, andare a vedere quello che è successo, questi ragazzi, è una cosa veramente, veramente straziante, insomma. Allora, su questa scena del crimine, in questo posto, diciamo, è diventato famoso, se vogliamo, per un paio di elementi che poi sono stati rianalizzati in varie fasi successive nel cercare di capire questa storia del mostro di Firenze. Il primo elemento di cui parliamo è un'impronta, anzi in realtà una serie di impronte, tra l'altro c'era anche l'impronta di un cane, insomma, insieme, per cui anche questo faceva, comunque un'impronta di uno scarpone taglia, ma sarà stato 44-45, un bello scarpone tosto, che qualcuno dice addirittura potrebbe sembrare una suola di tipo militare. Si è dibattuto molto su sta scarpa, se poteva essere appunto dei carabinieri, qualcuno dice di no, qualcuno dice di sì, però questa taglia della scarpa è uno degli elementi che vengono uniti a quell'altro dell'altezza dei fori a giogoli e quell'altro dell'altezza delle impronte dei ginocchi trovate a Vicchio, per dire che il mostro probabilmente era un tizio molto alto. Quantomeno sul 1,80 m, ma De Fazio fa capire che 1,80 m ancora, cioè, si sta tenendo un po' sul basso, insomma, perché addirittura fa dei discorsi strani sulle delle disfunzioni endocrine dovute al gigantismo, ora non mi ricordo esattamente i termini, però insomma fa capire che deve essere un tizio grande. Naturalmente qual è il discorso? Che non sappiamo proprio esattamente se questa impronta poteva essere dell'assassino, se poteva essere preesistente dalla sera prima ma lasciata a qualcun altro, perché poi insomma il terreno era morbido, quindi oggettivamente quell'impronta poteva essere preesistente o poteva essere, dice che si interrompeva sotto l'auto, per cui sembrerebbe quasi che effettivamente non ci fosse prima che l'auto fosse parcheggiata qui. L'altro elemento che ricorrerà molto è che, diciamo, fu trovato un fermaporte tipico toscano, che è un fermaporte, diciamo, di pietra, di porfido, quindi una pietra molto dura come il granito per intendersi, che se ne stava credo all'inizio di questa strada. Spezzi racconta che quasi quasi il comandante dei carabinieri, mi pare non è che disse, ma io raccatto anche questo perché tanto fa, tutto fa brodo. Ecco, nel tempo questo tronco di piramide, che in Toscana è noto, tant'è che Spezzi stesso aveva un fermaporte fatto in quella maniera lì, non so se l'avete mai visto, ma è come una piramidina esagonale con la sommità tronca che si appoggia a terra in modo che la porta non esca, quindi è anche abbastanza pesante, un tinto di rosso, insomma, anche perché lì per lì non sembrava essere niente di interessante, però poi quando venne, diciamo così, esplorata la pista esoterica, a sto fermaporte, scusate, ma per me era un fermaporte, venne dato tutta una serie di significati esoterici, strani, ma quello era un fermaporte che comunque nelle case dei contadini era noto, era sostanzialmente un sasso scolpito, però anche su quello ci si è elaborato tanto, per cui magari entra a buon diritto insieme ai famosi cerchi con la croce infilata dentro trovati a Monte Morello, e lascia pensare, a qualcuno fa pensare alla possibilità che una setta esoterica sia diciamo alla base del mostro di Firenze, quindi che il mostro di Firenze sia composta da più livelli, diciamo un livello di esecutori, e quindi nell'occasione i compagni di merende condannati nel processo, che però appunto erano solo semplici esecutori prezzolati, e poi c'erano questo livello di mandanti con dei tramiti o senza tramiti in qualche maniera, che appunto costituivano forse una setta esoterica, satanica, eccetera eccetera. C'è da dire che questa è una mia idea, io leggendo anche di altri serial killer anche di oltreoceano, succede spessissimo che quando non si sa dove battere la testa, perché effettivamente sono indagini difficilissime quelle su questi, perché in un'indagine normale uno va a cercare nell'ambito familiare se ci sono delle vendette, ma quando non c'è nessun legame diventa veramente difficile, allora comincia a pensare alle piste più assurde,
E quindi effettivamente, leggendo di un serial killer d'oltreoceano, c'erano di mezzo la gente, i giornali che scrivevano sarà una setta esoterica, magari erano tanti e non uno solo. Ecco, queste sono cose abbastanza ricorrenti e abbastanza interessanti, diciamo, nelle dinamiche di chi è terrorizzato in quel momento, perché qui c'era veramente il terrore in quegli anni lì, e a vedere sto campo, ripeto, non si direbbe, cioè veramente un contrasto più forte non si potrebbe immaginare. Allora, dicevo, quando venni qua la prima volta, probabilmente leggendo i vari rapporti o anche il libro di Spezzi, ecco, probabilmente il libro di Spezzi è stato il mio primo approccio al mostro di Firenze. Mi ero fatto l'idea che i due contadini che avevano trovato i ragazzi percorressero questa strada per andare a una casa dei contadini, dove vanno i contadini, insomma. E invece ci rimase un po' strano, perché da questa parte non c'è nessuna casa dei contadini, almeno qui nell'immediato. Proseguendo di là sì, ci sono delle abitazioni, ma qui c'è soltanto dei campi. Siccome magari non si vede spesso che cosa c'è in fondo a questa strada, proviamo ad andare un attimo a vedere, ma effettivamente stiamo andando a registrare che non c'è niente. Ecco, tutto qui. Quindi queste due persone probabilmente si stavano recando nel campo che avevano qua giù in fondo, e quindi si sono imbattuti nell'auto nel momento in cui stavano andando a lavorare. Ecco, però non c'è nessuna casa qua giù in fondo e la strada è chiusa. Anche tanto di cartelli. Sì, questo però ce l'hanno messo mica da tanto. Altra cosa, ora qui non so se si è visto, c'è un cancellino. Ora vabbè che di solito il podere, diciamo il campo viene chiuso dal cancellino, però quello che volevo dire è che in quegli anni lì, negli anni 80, tutte queste stradine fatte in questa maniera qui, moltissime, non tutte, vengono chiuse. Cioè, quando incominciano i delitti del mostro di Firenze, tantissime stradelline dove i ragazzi andavano in camporella vengono chiuse con le sbarre. E tant'è che anche oggi vedete lungo le strade tante stradine chiuse da sbarre, cancelli. Di solito sono vecchi e la maggior parte risale proprio all'epoca in cui si aveva paura del mostro di Firenze. Non si volevano storie, non si voleva che i ragazzi si appartassero sul terreno, e quindi niente, ecco. Ora darà noia di sicuro. Vabbè, fai un giro e poi andiamo via, anche perché c'è la macchina del signore. Però allora, questo ponte è un elemento della zona famoso, collega Calenzano, diciamo la zona abitata, con questo bellissimo posto, se non fosse stato per quello. Ci si chiede se magari l'assassino poteva aver lasciato il proprio mezzo dall'altra parte del ponte. Alle mie spalle c'è proprio via delle Bartoline, di fronte a me, quindi c'è il luogo del delitto, è da quella parte. Allora, se lui effettivamente il suo modus operandi era quello di cercare delle vittime, quindi impiegare, che so, un'ora, due ore a cercare qualcuno senza sapere esattamente dove era, lui avrebbe dovuto lasciare il mezzo in questa situazione qua per un po' di tempo, magari poteva essere visto da altri ragazzi, perché questo posto era frequentato, quindi un'auto estranea si poteva anche temere che potesse essere vista, no? Ecco, anche se poi magari non la vedeva nessuno. Io fossi stato lui, per fortuna non lo è, potrei aver pensato effettivamente di parcheggiare di là dal ponte, perché è una questione di pochi passi, ma no, perché di là non c'erano le persone che si appartavano, quindi sarebbe stata fuori vista probabilmente, quindi è probabile secondo me che possa averla lasciata di là. Per l'auto, per quanto riguarda la marina, che ora c'è acqua, e quindi lavarsi, fa un discorso di dire il corso d'acqua che si poteva lavare, io questo non lo credo, perché non è pratico, perché non funziona semplicemente, basta farlo una volta sola, e cioè se uno è macchiato di sangue non lo vede dove è macchiato, in che situazioni si può, cioè lavarsi è solo una perdita di tempo, oltretutto rischia anche di fare una brutta scivolata
perché in questi posti si rischia di cadere, di farsi male, di aspettare la polizia la mattina dopo e ti viene a riprendere. Quindi per me, ecco, questo torrente non ha il senso, non ha il significato di posto in cui lavarsi, però posto in cui nascondere il proprio mezzo per me è possibile, cioè io l'avrei fatto, ecco.